perché a me i soldi servono subito, perciò... Sempre fortunati voi di Hiroshima. Se entro domani... Pronto? Pronto, Kenzo? Kenzo? Si è sentito un sibilo e poi non più nulla. Kenzo? Kenzo? Questo è uno spettacolo per voci recitanti e flauto. Ma tu, spettatore, non fidarti troppo delle parole. Don, don, din, don... Don din don lina, don din don lina, don din don lina, don din don... La sua signora è, come dire, grassa o slanciata? Magra non direi, ma nemmeno troppo grassa. Ha più di 80 anni. Ottuagenario. Orizzontale. Orizzontale dove? In basso, l'ultimo in basso, a destra. Sì, ci sta. Adesso questo è piccolo anche se è adulto. Giusto, più 42, qui davanti, ottimamente, 42, nessun rialzo rispetto a 42, su, coraggio, ci siamo quasi. Non sempre tutto è come a tutti appare, e parole uguali possono essere testimoni ambivalenti di verità diverse. Si ripara, si ripara, lo dici tu che si ripara, ormai è rotto. Ma con un po' di pazienza, se è giusta, vedrai, non è successo niente di irreparabile. Ma è il mio. Sei un ingenuo. Orizzontale e verticale non sono solo termini da cruciverba. E non si esce solo per andare al cinema, o a teatro, o a un'asta. The Greek Artist and Lola Gay, condizioni mette e obiettivi. Nagasaki, nuvoloso, visibilità zero. Kokura, molto nuvoloso, visibilità zero. Hiroshima, poco nuvoloso, visibilità 10.000 metri. Soprattutto non fidarti troppo di queste parole. Non credere ciecamente alla verità che esse sembrano dirti. L'intera comunità scientifica internazionale è impegnata a fondo nella ricerca di un antidoto a quella che sembra poter diventare. Mentre ascolti le voci recitanti, non innamorarti troppo della prima idea che ti viene in testa. Piuttosto lascia la porta aperta al farsi avanti di una verità diversa. 30 raggi si incontrano in un morso e in quel che è il suo vuoto sta... E il moderno le piace? Sì, mi piace. Molto elegante. Ha una linea slanciata. Anche il taglio, le garantisco che è ottimo. Di prima qualità, sì. Ma il compimento del suo 16° compleanno si chiuderà un confuso calcolaio. Incontrà. Se l'arcivescovo di Costantinopoli, sì, l'arcivescovo costantinopolizzasse ti, arcivescovo costantinopolizzeresti tu. Non sono sempre solo i bambini a litigare e i pastori non sono sempre soltanto quelli del presepe. Lo prendiamo insieme? Ti ho detto che non mangio più. Bell'amico che sei, mi inviti a cena a casa tua e poi non mangi praticamente nulla. La pecora Dolly, che gli studiosi del Rosley Institute in Scozia hanno ottenuto tramite clonazione a partire da una cellula somatica adulta, trasferendo il nucleo di cellule non appartenenti alla linea germinale del donatore in cellule embrionali denucleate. Parere non essere. È come filare e non tessere. E ogni volta che si indica la luna, c'è sempre qualcuno che guarda il dito. E auguri per la serata. In bocca al lupo. Crepi. Attento spettatore. Il titolo è in coda. Buona affluenza di pubblico ieri sera alla rappresentazione di Con il titolo in coda. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Marco Dottore. Con la collaborazione musicale di Claudio Strandolo.